L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Parleremo innanzitutto di turismo e di come i sindaci della penisola sorrentina e delle tre isole del Golfo sono alla ricerca di una sinergia per una promozione unitaria dei territori. E poi a Procida, dove il sindaco Dino Ambrosino dice tranquillamente: la mia amministrazione punta sul rilancio di Palazzo d'Avalos. E poi il dibattito a distanza, mascherina sì, mascherina no. Dal 28 giugno dovrebbe togliersi l'obbligo della mascherina, soprattutto all'aperto, ma il presidente De Luca sostiene in campagna sarà certamente in maniera diversa. Poi l'eccellenza con i play-off, domani la prima partita, il Mazzella Lischia incontra la Palmese, ascolteremo i protagonisti dall'una e dall'altra parte del campo e Telelischia sarà in diretta già dalle 3:30 del pomeriggio. Noi ci vediamo tra poco, dopo la pubblicità. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Micciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica di Ischia. Una lunga storia, senza fine. Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità, agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Turismo, sinergia con le isole per rilanciare i territori. I sindaci della penisola sorrentina promuovono contatti con i colleghi del Golfo di Napoli per una promozione unitaria. Palazzo d'Avalos, una scommessa aperta. Il sindaco Dino Ambrosino ammette: puntiamo sulla rivalorizzazione del vecchio carcere. Mascherina sì, mascherina no. De Luca, dibattito demenziale. Il 28 giugno potrebbe cadere il divieto all'aperto, ma il presidente della Campania frena gli entusiasmi e risponde alle polemiche. Eccellenza, playoff, finalmente ci siamo. Domani pomeriggio al Mazzella arriva la Palmese per la prima sfida dei gialloblu verso la Serie D. Diretta TV dalle 15:30. Mister Papa, Ischia forte, ma giocheremo a viso aperto. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telelischia. La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di criticità per rischio meteo da ondata di calore.
a partire dalle 8 di domattina mercoledì e fino alle 20 di venerdì, su tutto il territorio regionale si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di circa 7-8 gradi. La colonia di Mercurio dovrebbe raggiungere i 37-38 gradi ed un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne e sul settore costiero e le isole potrà superare anche il 60-70% in condizione di scarsa ventilazione. La sala operativa regionale invita quindi i sindaci di tutti i comuni a porre in essere le procedure di propria pertinenza per la vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Infatti si raccomanda di non esporsi al sole o di praticare attività sportive nelle ore più calde, soprattutto per i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Ora il turismo, il legame tra i comuni della costiera sorrentina e le isole è strategico, lo ha sottolineato Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, al termine di un incontro con il collega Lembo Di Capri. Sentiamo. Il momento post-pandemico che stiamo vivendo sottolinea ancora di più la necessità di creare una sinergia tra i nostri comuni, tra le nostre amministrazioni, per porre in essere quelle azioni di rilancio del territorio necessarie per riportare il brand della penisola sorrentina, delle isole del Golfo, della costiera amalfitana ai vertici dei mercati nazionali ed internazionali. Anche di questo abbiamo parlato col sindaco Di Capri, nei prossimi giorni proseguirò con una serie di colloqui, in settimana anche con il sindaco di Pompei parleremo di problematiche comuni ai nostri comuni, anche a livello di mobilità, di trasporti e di tutto quello che abbiamo in comune. Abbiamo tanto in comune, la Campania, la nostra terra in particolare, è ricca di bellezze dal punto di vista artistico, culturale, paesaggistico, dobbiamo essere bravi a valorizzarle e soprattutto bisogna fare squadra perché i nostri territori sono naturalmente legati, lo è anche il nostro destino. Come ho detto in precedenza, abbiamo cominciato questo percorso, lo continueremo a fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, cercando a breve termine anche di consacrarlo dal punto di vista formale in modalità che la cui fattibilità stiamo verificando. La cultura come importante leva per il rilancio delle nostre località, lo ha sostenuto il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, partecipando da remoto agli stati generali in corso in questi giorni. Abbiamo riscoperto la nostra vocazione all'accoglienza, ha sottolineato Ambrosino. Procida punta sulla rivalorizzazione di Palazzo d'Avalos per lo sviluppo turistico dell'isola. Sentiamo. Una vocazione che nel corso degli anni, soprattutto nel corso del Novecento, è stata un po' persa anche perché si è investito diversamente in queste aree. Forse si è tentato un investimento industriale che poi col tempo non è riuscito a mantenersi. Quindi una grande occasione che noi stiamo cercando di cogliere insieme agli altri e che cercheremo anche di portare fino in fondo anche per andare a rimarginare, a recuperare rispetto a quelle fragilità che l'isola ha, fragilità tra le quali senz'altro c'è quella di questo enorme complesso che ci approcita di Palazzo d'Avalos, ex carcere, che domina un po' l'isola di Procida e che nel corso del tempo questo carcere è stato un po' limite anche alla curiosità dei turisti. Elsa Morante racconta bene nell'Isola d'Arturo come questo carcere in un qualche modo fosse anche un ostacolo alle dinamiche del turismo, proprio perché metteva una certa soggezione. Noi nel corso del tempo, grazie agli eventi culturali e ancor di più a Capitale della Cultura, stiamo cercando di rigenerarlo questo spazio. Lo si chiama più frequentemente innanzitutto Palazzo d'Avalos piuttosto che ex carcere, proprio a voler sottolineare che stiamo cercando di recuperare la vocazione originaria di questa struttura e ancora di più
con l'occasione di Capitale della Cultura stiamo avendo attenzione anche da parte delle altre istituzioni per poter cominciare finalmente, dopo 30 anni che è stato dismesso il carcere, poter cominciare finalmente a recuperare da un punto di vista strutturale questo spazio, dopo che nel corso degli anni lo abbiamo rigenerato proponendo all'interno di questi spazi degli eventi culturali. Quindi io lo proporrei proprio a simbolo della rigenerazione grazie alla cultura. Il Palazzo d'Avalos di Procida chiaramente è la nostra più grande priorità come amministratore, una struttura enorme che è composta da migliaia di metri quadrati di superficie, che chiaramente è l'obiettivo che ogni amministratore che fa il diciamo che porta avanti la politica amministrativa a Procida cerca di recuperare. Quindi cercheremo di sfruttare questa grande opportunità per poter lasciare al nostro paese, a tutta l'area vasta, una struttura rigenerata grazie innanzitutto alla cultura. Continua la campagna pubblicitaria Ischia Covid Free, che dopo Napoli è pronta a sbarcare nelle grandi città d'Italia, in particolare a Torino, Milano, Firenze, Bologna e Roma. L'obiettivo principale è quello di promuovere l'isola come meta sicura per i turisti che sceglieranno Ischia per le loro vacanze, sfruttando gli ottimi risultati ottenuti con la campagna vaccinale. Nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì mattina a mezzogiorno, presso la sala consiliare del Comune di Ischia, saranno illustrati nel dettaglio la campagna di Ischia Covid Free. A seguito del servizio da noi pubblicato, all'interno del quale avevamo parlato della mancata presenza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Meetup Amici di Beppe Grillo a Casa Micciola, in occasione della visita del Vice Ministro Laura Castelli, l'architetto Caterina Iacono chiarisce che invece sono stati presenti, durante tutti i lavori della visita del Vice Ministro, l'ingegner Benedetto Manna e la signora Caterina Mennella come rappresentanti del Meetup. Ed ora a Forio, dove Nicola Manna, candidato sindaco nel 2018 col Movimento Politico Aria Nuova, ha annunciato di aver varato il nuovo Movimento Primavera Foriano. Un movimento politico innovativo, spiega Nicola Manna, aperto all'ascolto, che ha l'ambizione di incarnare quelle aspettative del popolo foriano. Questo movimento politico sarà aperto al contributo da parte dei giovani, dei meno giovani, stranieri residenti nel comune, uomini e donne che hanno a cuore l'interesse del nostro territorio. È un progetto ambizioso, coraggioso, ma anche estremamente nobile. Il tentativo di dare la voce autentica al popolo, di ridare alla politica una speranza e alle nuove generazioni un futuro da protagonisti. Dopo mesi di chiusura e dopo una scrupolosa fase di ripristino delle strutture, riaprono finalmente sull'isola di Ischia i Bar Calise. La prima apertura è prevista per giovedì ed interesserà il locale di via Iasolino sul porto di Ischia. Poi sabato sarà la volta della riapertura della sede storica in Piazza degli Eroi. L'intramontabile arte pasticcera di Don Emidio Calise si fonderà con la nuova pasticceria del maestro Salvatore Tortora, tra i pastry chef più importanti ed apprezzati in Italia e all'estero. Il ciclo delle riaperture si completerà poi la prossima settimana con il locale di Casa Micciola nella centralissima Piazza Marina. Ed ora le elezioni a Napoli. Conte e Manfredi hanno tradito il Sud, soprattutto i giovani, lo ha dichiarato Enzo Rivellini di Napoli Capitale, che ha annunciato ai nostri microfoni il suo sostegno alla candidatura a sindaco del giudice Catello Maresca. Sentiamolo. Napoli Capitale questa mattina in piazza per manifestare a sostegno dei diritti degli studenti universitari meridionali. Qual è la questione? In data 30 dicembre 2020, quindi meno di 6 mesi fa, il ministro Manfredi, il governo Conte Di Maio, i tre che oggi fanno questa conferenza stampa, hanno firmato un decreto ministeriale che penalizza i giovani del Sud, perché assegna uno sgravio fiscale per studi universitari di 3.800 euro per i cittadini del Nord e di 1.700 per quelli del Sud. Troviamo alquanto strano che oggi gli stessi che hanno tradito, che hanno penalizzato il Mezzogiorno, i giovani meridionali, oggi si presentano come difensori, come eventuali rappresentanti della città di Napoli. Devono spiegare prima perché hanno approvato questo decreto ministeriale razzista e discriminatorio e che cosa faranno per poterlo modificare. Eppure nell'immaginario collettivo il governo Conte 2 era più a trazione meridionale rispetto a quello attuale di Draghi. La sostanza è questa, lo ripeto, il decreto ministeriale 942 del 30 dicembre 2020 assegna uno sgravio fiscale di 3.800 euro
per i giovani residenti al nord e di 1.700 per i giovani residenti al sud per studi universitari. Questa è la realtà, quindi ci dessero una spiegazione. Veramente è strano che si presentino come i paladini di Napoli e del sud dopo averla tradita. Presidente di Napoli Capitale, la sua lista correrà per le prossime elezioni comunali a sostegno di chi? Stiamo chiudendo degli accordi in questi giorni, noi alla fine sosterremo Catello Maresca, una figura civica di altissimo spessore morale e professionale. Credo che Catello Maresca può in una fase importantissima, perché il prossimo Consiglio Comunale potrà cambiare il volto della città, con i soldi europei e con il post pandemia potrà cambiare il volto della città, c'è bisogno di una figura autorevole come quella di Catello Maresca e speriamo di dare una speranza ai napoletani. Il prossimo sindaco di Napoli sarà ovviamente anche il prossimo sindaco dell'area metropolitana, bisognerà lavorare anche per tutti i 92 comuni per sostenerli e svilupparli dopo questa emergenza Covid attraverso anche fondi europei. E molti sottolineano, non hanno in giusta considerazione l'importanza della città metropolitana. La città metropolitana gestisce il doppio dei cittadini napoletani, sono 3 milioni l'area metropolitana di Napoli, sono 2 milioni in provincia e 1 milione in città, gestisce importantissime deleghe come quella dei rifiuti, come quella della viabilità, come quella degli edifici scolastici. Quindi io credo che il prossimo sindaco della città metropolitana, che speriamo sia Catello Maresca, abbia un interesse e un'intenzione particolare a far sì che questa nostra straordinaria provincia possa ritornare ai fasti di una volta. Ed ora il coronavirus. Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico. Lo ha annunciato il Ministro della Salute Speranza dopo il parere favorevole del Comitato, che ha confermato che ci sono le condizioni per togliere le mascherine all'aperto. In ogni caso il Comitato ritiene opportuno continuare a mantenere i distanziamenti e la mascherina andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento all'aperto, così come sui mezzi di trasporto, ma non quando si è a tavola. Mascherine sì, mascherine no. Nel dibattito interviene il presidente della Campania De Luca. Abbiamo assistito, dice, in queste ore ad un dibattito demenziale. È sembrato che abbandonare la mascherina fosse come completare lo sbarco in Normandia o conquistare la Costituzione democratica. La mascherina serve innanzitutto a proteggere se stessi e le proprie famiglie. Ho ascoltato, dice De Luca, qualcuno addirittura dire che senza la mascherina verranno i turisti in allegria. A me pare esattamente il contrario. I turisti arrivano quando sanno di trovare una società responsabile, non scapigliata e perduta, come potrebbe essere da qui al prossimo fine settimana nella movida irresponsabile, che porterebbe e ci porterà, se sarà davvero irresponsabile, ad un nuovo calvario nel prossimo mese di ottobre. Da oggi a Napoli è scattata la seconda fase delle vaccinazioni nelle farmacie, che hanno cominciato a somministrare anche il siero Pfizer, oltre al Johnson per gli over 60. I vaccini sono consegnati ai farmacisti dall'ASL Napoli 1, dal lab della mostra d'Oltremare. Il presidente di Federfarma Napoli, Iorio, ha commentato: è un ruolo importante quello delle farmacie in un momento in cui il numero delle persone che si sottopongono alla prima dose è in crollo a Napoli. I cittadini sono disorientati in questo momento sulle vaccinazioni e chiedono rassicurazioni. Ed ora veniamo ai numeri. L'aggiornamento del contagio: nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, oggi 22 giugno, il totale di attualmente positivi è di 72.964, con una decrescita di 3.889 assistiti. I deceduti sono 31, il totale sale a 127.322. Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 4.054.008, con un incremento di 4.692 persone. Tra gli attualmente positivi, 362 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 23 pazienti. 2.289 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 101 pazienti. Infine, 70.313 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Ora la situazione in Campania, dove oggi sono registrati 94 nuovi positivi a fronte di 7.357 tamponi molecolari eseguiti. I deceduti sono 5, il totale sale a 7.395. 23 i posti letto occupati in terapia intensiva
e 274 quelli occupati in degenza. E ci sono notizie positive, nel senso buono del termine, per le isole del Golfo, in quanto oggi non si registrano ancora una volta nuovi casi positivi in nessuno dei 9 comuni delle 3 isole di Ischia, Procida e Capri. Ed ora passiamo all'ampia pagina sportiva con il calcio. Infatti domani pomeriggio alle 16 partono i play-off di eccellenza con la partita Ischia-Palmese. I gialloblè dovranno affrontare al Mazzella la formazione di Palma Campania, primo scoglio da superare verso l'obiettivo della Serie D. Vediamoci questo spot. Dunque il primo incontro dell'Ischia sarà con la Palmese, il fischio d'inizio alle 16 allo stadio Mazzella, ma vediamoci in queste ore che precedono il momento del fischio d'inizio come si sono preparati i gialloblè. Sentiamo. Mercoledì 23 giugno cominciano finalmente i play-off del campionato di eccellenza. È il giorno di Ischia-Palmese. I gialloblu tornano finalmente in campo alle 16 al Mazzella dopo aver vinto il proprio girone per affrontare la Palmese, primo scoglio verso il traguardo ambizioso della Serie D. Secondo il tecnico gialloblu Billone Monti si tratta di una sfida complicata, così come si conviene ad una gara dei play-off. Sarà una partita come diciamo questo tipo di partite, sono dei play-off, degli spareggi. Sarà una squadra sicuramente che verrà a lottare per passare il turno come d'altronde lo vogliamo noi. Purtroppo diciamo alla fine ne resteranno solo due che andranno, ma questo mini torneo già ha dimostrato che ci sono parecchie squadre all'altezza, squadre composte da ottimi calciatori, anche perché le società, dato che questo mini torneo con i playoff durava solo 2 mesi, hanno potuto spendere dei soldi che in 8 mesi non potevano sicuramente. Ischia-Palmese sarà anche la prima occasione che vedrà tornare i tifosi allo stadio dopo lo scoppio dell'emergenza Covid. Secondo Filippo Florio si tratta di un particolare che conta. Inciderà tanto i tifosi, ma dobbiamo essere bravi e intelligenti noi a farlo essere un vantaggio, perché comunque i tifosi comportano un grande carico anche emotivo, soprattutto per noi dell'isola, che ci teniamo particolarmente, che siamo prima che giocatori tifosi di questa maglia e sappiamo l'importanza che questa maglia ha per ognuno di noi nella squadra e anche al di fuori della squadra. Loro saranno sicuramente l'11° uomo e a noi ci devono dare solo una grande carica e ci devono portare, come ho detto anche prima, a far andare il cuore oltre l'ostacolo, perché farà caldo, sarà un clima particolare, non siamo abituati a giocare a queste temperature, però io sono convinto che possiamo fare grandi cose. Ed in casa a Palmese, mister Papa ha le idee ben chiare, Ischia è forte, dice, ma giocheremo a viso aperto. Sentiamo. A mister Papa, vigilia di una partita importante, Palmese che giunge qui ad Ischia, con quali obiettivi? Ma l'obiettivo innanzitutto è quello di fare una grande prestazione, l'abbiamo preparata bene in questi 20 giorni che siamo stati fermi, la squadra è pronta, è carica, l'ambiente è lo stesso, è carico e quindi siamo consapevoli che affrontiamo una squadra importantissima, composta comunque da giocatori di categoria superiore. Però noi siamo venuti qui, ripeto, per fare la nostra gara e soprattutto cercare di imporre la gara. Avete un giocatore importante, Cozzolino, può essere determinante?
Sì, Peppe, è chiaro che il capitano vanta esperienze in Serie A e non lo scopriamo noi certamente, però la forza di questo organico, nonostante sia un organico molto giovane, l'età media di 22 anni, è il gruppo, capitanata come ho detto da Peppe Cozzolino, quindi siamo consapevoli che siamo una squadra giovane, però allo stesso tempo ci giochiamo sempre le gare a viso aperto. A viso aperto, senza particolari coperture, chi temete di più dell'Ischia? Ma l'Ischia ha giocatori importanti, Sogliuzzo, Saurino, Castagna, poi i vari capitano, Monti, credo che comunque ce ne sono tanti altri, è inutile dirli tutti, però è un organico tra l'altro allenato da un allenatore importantissimo che conosco bene, Monti. E quindi ripeto, loro in casa fanno sicuramente la gara sempre della vita, perché sull'isola è sempre difficile, però noi siamo pronti ad affrontare questa battaglia. Il campo, il terreno di gioco del Mazzella, un punto di vantaggio per l'Ischia, campo grande, erba naturale? Ah, da questo punto di vista forse anche noi siamo preparati, perché anche a Palma il campo è erba naturale e dà le stesse dimensioni, quindi da questo punto di vista non siamo da meno. Siamo qui con la massima tranquillità, consapevoli che affrontiamo una corazzata, ma consapevoli soprattutto delle nostre forze. Pronostico? Possiamo dire 60-40, giusto perché siamo ischitani. Certo, si sa che comunque l'Ischia è favorita sia come organico e sia soprattutto perché ci sarà tanta gente e giocate in casa, è giusto che sia la favorita. Però noi siamo veramente preparati a fare una buona gara. E Teleischia per l'occasione ha organizzato per domani pomeriggio una trasmissione speciale, l'anteprima che inizierà alle 15.30 con ospiti in studio in remoto, c'è poi la diretta della gara dallo stadio e quindi le interviste del dopopartita ed il commento finale. Per l'occasione in studio dalla sede di Teleischia ci saranno l'allenatore Isidoro Di Meglio, ex calciatore e trainer gialloblu, e da remoto Gennaro Monaco, ex calciatore che proprio sull'Isola Verde iniziò la sua brillante carriera, in studio a condurre il direttore Enrico Buono con il nostro giornalista Giuseppe Buono. Invece dallo stadio Mazzella, per la diretta della telecronaca, Claudio Iacono. La trasmissione con gli ospiti in studio approfondirà ovviamente i temi dell'incontro con i commenti e i replay dei momenti principali della gara. Ora cambiamo argomento. La prima commissione regionale ha avviato l'iter legislativo della legge per il riconoscimento dei circoli nautici in Campania, una norma che ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle associazioni sportive, favorendo lo sviluppo e la promozione degli sport nautici, della cultura del mare e delle attività sociali. Lo ha affermato Giuseppe Sommese, che è il presidente della prima commissione della Regione Campania. Sentiamo. I vari provvedimenti in discussione, che è quello inerente ai circoli nautici, che comunque segna un passo importante per queste realtà essenziali del territorio campano. Sì, senza dubbio, oggi in effetti ci apprestiamo ad avviare l'iter legislativo che porterà, ci auguriamo, nel più breve tempo possibile questa proposta in aula. Chiaramente è un momento di riflessione importante, è un momento che vede valorizzare e centralizzare quella che è l'attività associativa, quella che è l'attività inerente allo sport nelle sue forme associative, e chiaramente insomma in questa fase successiva post-Covid l'individuazione di strutture come queste, di elementi come questi, sono sicuramente importanti per cercare di avviarci, di tornare alla normalità attraverso le forme soprattutto associative. Lo sport è centrale, chiaramente sarà centrale nella fase di ripartenza del nostro paese, quindi ci auguriamo quanto prima insomma di portare in aula il testo nel miglior modo possibile, insomma ascoltando i contributi di tutte le parti. E chiaramente verrà istituito un albo regionale e la regione si impegnerà anche nell'istituzione di un premio per la valorizzazione ulteriore di queste importanti, insomma, realtà sociali e sportive.
E c'è un altro evento che caratterizzerà la serata del mercoledì, infatti alle 21 al Piazzale delle Alghe di Schiaponte ci sarà il primo evento all'aperto in piazza, aperto al pubblico, per festeggiare l'entrata in zona bianca della Campania. Lo spettacolo si svolgerà ovviamente nel pieno rispetto dei vigenti protocolli anticontagio, come ospiti saranno presenti i comici di Made in Sud, nonché il cantante Gaetano Maschio e tanta buona musica con il live dei Personal e Tony Romano. L'evento, che è griffato LG Spettacoli col patrocinio del Comune di Ischia, sarà presentato da Gaetano Ferrandino. Ma vediamoci a questo punto lo spot degli Arteteca. Finalmente si riparte! Ripartiamo. Si riparte il 23 giugno e si riparte da Ischia! Ischia ripartiamo, Campania ripartiamo, Italia ripartiamo! Saremo a Ischia Ponte il 23 giugno, Piazzale delle Alghe, un evento organizzato dal Comune di Ischia e dalla LG Spettacoli. Ci saremo noi con tantissimi nostri colleghi, vi aspettiamo! Ripartiamo! Che emozione! Intanto noi, prima di chiudere, vediamo il meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. E noi chiudiamo qui e ci rivediamo come sempre all'appuntamento delle 14. Arrivederci.